Allora, l'obiettivo a questo punto è quello di andare a vedere da quante diverse prospettive possiamo guardare un sistema informativo per capire di cosa si tratta e per analizzarlo. Allora, possibile pensare a un sistema informativo da diversi punti di vista. Qui c'è un po' un elenco quali aspetti possiamo considerare considerando un sistema informativo. Ad esempio, possiamo pensare a un sistema informativo da un punto di vista evolutivo, cioè capire come il sistema informativo segue l'evoluzione tecnologica. E magari anche l'evoluzione di un'organizzazione, perché le organizzazioni inizialmente cambiano. Questo è in parte legato anche all'altra prospettiva, che è quella tecnologica, che riguarda quali tecnologie, componenti, architetture posso utilizzare per andare a sviluppare un sistema informativo. Quando pensiamo agli aspetti evolutivi, pensiamo a quella che è l'onda evolutiva di una tecnologia. Non so quanti di voi hanno ascoltato musica da dischi in vinile. Nessuno? Ah, ok. Visto che l'ho fatto, mi sentivo più vecchio di quello che sono. Allora, se pensiamo anche a un'industria abbastanza conservativa come quella musicale, l'evoluzione è stata abbastanza veloce, per cui abbiamo avuto per un certo numero di anni dischi in vinile, poi siamo passati, ai CD, adesso parte della musica, una parte sempre crescente, non passa più neanche sul supporto fisico, ma direttamente tramite internet. Quindi, se pensiamo a un'industria conservativa di questo tipo, vediamo che anche qui abbiamo un'evoluzione tecnologica e quindi dobbiamo pensare a come i sistemi informativi possono evolversi con l'evolversi della tecnologia. Quindi, possiamo avere due strategie alternative, quella di cavalcare l'onda e quindi passare sempre a nuove tecnologie, oppure cercare di aspettare che l'onda passi e adottare, magari in maniera lenta e pigra, le tecnologie che comunque sono già consolidate. Se consideriamo alcune tecnologie in ambito informatico, ad esempio quella dei mainframe, dei mini computer, con mini computer è un termine che probabilmente voi non avete sentito molto spesso, era utilizzato un po' di anni fa per indicare un computer di dimensioni significative, quindi non un personal computer, ma con costi, che ovviamente potenze di calcolo, decisamente inferiori a quelle di un mainframe. Grosso modo quello che oggi potremmo chiamare un server. I mini computer in realtà ormai non esistono più, anche perché i PC sono evoluti così velocemente e hanno potenze tali per cui PC e i mini computer, in realtà i PC e workstation più in generale, hanno soppiantato la necessità di computer.
anche le tecnologie wireless sono un qualcosa che ha preso piede piano piano e ha raggiunto un picco, e poi è un qualcosa che viene adottato in maniera abbastanza standard. Il punto è che in un certo istante di tempo l'azienda si ritrova con un parco di tecnologie, alcune chiaramente nel loro picco, che quindi sono tecnologie mainstream, quindi tutti adottano, quindi non ci si pone neanche il problema se adottarlo o meno, altre che sono in fase calante, e quindi adottarle è una scelta che dobbiamo fare, quindi magari rappresentano una scelta valida, ma è una tecnologia che comunque è in fase discendente, e altre che sono in fase ascendente, quindi noi immaginiamo saranno molto diffuse, non possiamo prevedere con certezza, ma se sono tecnologie promettenti probabilmente saranno molto utili, molto diffuse, molto supportate. Tanto per fare un esempio con tempi, se consideriamo il posizionamento di un'azienda alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, 10 anni fa, nel 2006, nel 2010, le tecnologie che si trovava questa azienda di fronte erano decisamente diverse, per cui la linea arancione riguarda i mainframe, che già alla fine degli anni 90 erano decisamente in calo, ma un po' prima erano decisamente diffusi. Pensate che i PC, personal computer, hanno iniziato a diffondersi negli anni 80, quindi prima non c'era il concetto di personal computer, quindi è ovvio che l'unica soluzione erano mainframe oppure quelli che abbiamo visto prima, i mini computer. Un'altra tecnologia che ha raggiunto il picco all'inizio degli anni 2000 erano quelle che qui vengono chiamate packaged application, cioè un'applicazione che io compro un pacchetto unico. Contabilità Buffetti era un esempio tipico di pacchetto che io compravo, non al supermercato ma quasi, e mi gestiva tutta una serie di attività tipiche di un sistema informativo. Successivamente abbiamo avuto altre tendenze, per cui abbiamo avuto applicazioni non fornite come un pacchetto unico, ma come componenti, e quindi potevo comporre e comprare separatamente, e quindi hanno avuto una diffusione, man mano che calava la diffusione delle applicazioni a pacchetto, a packaged. Abbiamo poi, adesso è in fase, probabilmente è al top, la diffusione di web services, quindi la possibilità di accedere a un servizio in remoto senza la necessità di possedere fisicamente, quindi avere all'interno della mia azienda direttamente la macchina, quindi i servizi sono remoti, io posso accedere tramite la rete. Adesso in fase ascendente ci sono altre tecnologie che possono essere più o meno interessanti. Cloud computing, tanto per fare nomi abbastanza noti. Quindi, quali tecnologie scelgo e come mi propongo di andare a seguire l'evoluzione tecnologica? Questi sono aspetti ovviamente da considerare. Per prendere una decisione di questo tipo ovviamente devo conoscere un po' di tecnologia. E infatti una parte, seppur limitata, di questo corso sarà dedicata a darvi una panoramica, diciamo un'infarinatura, di quelle che sono le tecnologie attualmente diffuse. Quindi
le applicazioni, servizi e web, in modo che abbiate un'idea di quali sono le tecnologie, quali sono le possibilità di queste tecnologie. Tornando alle nostre prospettive o punti di vista sui sistemi informativi, un'altra prospettiva molto importante che io devo prendere quando considero un sistema informativo è quella che è la prospettiva funzionale. Funzionale non nel senso delle funzioni svolte dal sistema informativo, ma funzionale nel senso di funzione aziendale, quindi insieme di compiti svolti da una parte dell'azienda. Quindi il mio sistema informativo dovrà andare a coprire le necessità di vendite, marketing, della produzione, della contabilità, degli aspetti di finanza, delle risorse umane. Quindi capire quale funzione aziendale voglio andare a supportare con il mio sistema informativo è un altro aspetto importante da considerare. Ovviamente questo assieme a una prospettiva che ho chiamato organizzativa, quindi quali ruoli, quali elementi della mia organizzazione sono coinvolti e quali competenze sono richieste, quali processi vengono coinvolti. Ovviamente posso anche avere molte altre prospettive sui miei sistemi informativi, quindi progettuale, andare a vedere quali tipi di transazioni voglio supportare, come i sistemi informativi si legano alla struttura di costo del mio, della mia azienda, come i sistemi informativi possono supportare i processi decisionali, quindi questo di solito orientato ai piani alti dell'azienda, e come i sistemi informativi possono andare a supportare tutte le attività di gestione che vengono svolte periodicamente all'interno della, dell'azienda. Quando devo scegliere che cosa orientarmi, soprattutto se penso alle tecnologie, quindi ricollegandoci al discorso dell'evoluzione, spesso ci sono, diciamo, delle esagerazioni, deformazioni, sindromi abbastanza comuni che spesso sono da evitare. Ad esempio la sindrome dell'ultima versione. Apple ha appena rilasciato iOS 6, non posso andare a dormire se non ho aggiornato il sistema operativo. Questo scalato a livello aziendale vuol dire che installo su tutti i PC aziendali l'ultima versione del sistema operativo o l'ultima versione di un particolare prodotto. Molto spesso bisogna fare attenzione a operazioni di aggiornamento di questo tipo perché possono essere molto problematiche. Non so quanti di voi usino o abbiano usato Windows XP, Vista 7, XP l'avete mai usato? Sì. Secoli fa. Ecco, ci sono delle aziende che ancora adesso hanno tutti i PC che utilizzano XP, perché passare a una nuova versione di Windows comporta dei rischi che non vogliono correre. Quindi l'ultima versione non vuol dire che magari la installo un mese dopo che è uscita, vuol dire che anni dopo continuo a utilizzare le stesse versioni. Infatti Microsoft è stata forzata a prolungare il periodo di supporto di XP di parecchi anni. Giusto per farvi un esempio molto concreto e semplice. Un'altra è quella che si chiama sindrome dei tempi moderni. Tempi moderni è un film di Charlie Chaplin.
non so quanti di voi l'hanno visto. Ok, qualcuno, benissimo. Se non avete visto il film, sicuramente non ero ancora nato, quindi anch'io avrei una scusa. Chi non ha visto il film sicuramente avrà visto le immagini significative dell'omino incastrato negli ingranaggi che avvita Bulloni continuamente. L'idea è automatizzare. Per automatizzare non è una strategia vincente. Prima di andare a supportare una particolare attività, un processo, una funzione con un sistema informativo, devo fare un'analisi, una valutazione accurata. Quindi, alla domanda che l'amministratore delegato vi farà, dobbiamo costruire un sistema informativo per fare questa particolare attività, la risposta che dovrete dare è quella del buon ingegnere, che questa è un po' più elaborata, dipende. E non vi potete laureare se non lo sapete, ok? È una delle domande classiche che vengono fatte in sede di laurea. Dipende da tutto il contesto, sì, l'analisi costi-benefici è un aspetto, ma andare ad analizzare quanto è complicato, che cosa vuol dire automatizzare, come può essere accettata la modifica dalle persone che lavorano in azienda. Quindi, informatizzare tanto per farlo non è un qualcosa di utile. La sindrome internet o la sindrome CRM sono altri due esempi di tutti hanno un sito web, quindi dobbiamo avercelo anche noi. Tutti hanno un CRM, CRM sta per Customer Relationship Management, che è un particolare tipo di sistema informativo. Tanto per farvi un esempio concreto, il CRM è il sistema informativo che supporta anche i call center. Quindi potete capire da questo perché negli ultimi anni ha avuto un'esplosione come tipo di software. Un altro aspetto, diciamo da un punto di vista più economico, è non mi interessa questo aspetto oppure non è rilevante. Di nuovo, non possiamo dirlo così. D'emblée dobbiamo fare un'analisi dettagliata della situazione. Un altro aspetto da considerare è l'accettazione da parte degli utenti. Implementare un sistema informativo dicendo ogni resistenza è futile, arrendetevi, non è il modo migliore per ottenere la massima efficienza. È molto difficile far cambiare alle persone il loro modo di lavorare. Quindi, se forziamo un sistema informativo che cambia il modo di lavorare delle persone, è ovvio che il minimo che possiamo aspettarci è un rifiuto. Per questo motivo molto spesso i sistemi informativi vengono progettati in modo tale da supportare i processi attualmente in atto in azienda, non sconvolgendo quello che già avviene. Se io oltre ad aggiungere un sistema informativo nuovo rispetto a quello che c'era prima, cambio anche completamente il modo di lavorare, il risultato sicuramente non è ottimale. E questo non vuol dire che non si debbano migliorare processi, ma bisogna fare molta attenzione a come vengono proposti.
Allora, in generale, quando io voglio realizzare un sistema informativo, ho bisogno di analizzare esattamente la situazione e anche quello che potrebbe essere potenzialmente il sistema informativo. Tra le varie prospettive, quelle tre fondamentali, che comunque analizzeremo nel dettaglio in questo corso, possono essere fatte costruendo un modello di sistema informativo che in realtà è composto da tre sottomodelli: un modello funzionale, uno organizzativo e uno informatico. Il modello funzionale risponde essenzialmente alla domanda che cosa deve fare il sistema informativo. Il modello organizzativo mi dice chi viene coinvolto dal sistema informativo e come. Infine, il modello informatico mi dice come viene realizzato il mio sistema informativo. Questo corso si focalizza fondamentalmente su il cosa e il chi. Il come lo lasciamo a qualcuno che abbia le conoscenze tecniche e tecnologiche per poter realizzare un sistema informativo. È ovvio che, come già detto prima, è utile avere un'idea di quali sono le tecnologie. Una conoscenza approfondita è un discorso diverso, ma una conoscenza generale di quali sono le tecnologie, di come possono essere utilizzate, di quali sono le possibilità, è utile per poter svolgere questa operazione di analisi. Scusate. Iniziamo la panoramica di quali sono gli aspetti fondamentali del modello informativo. Il modello informativo può essere suddiviso in due parti fondamentali, quello che qui è chiamato il modello delle applicazioni e il modello tecnologico, o modello applicativo e modello tecnologico. Il modello applicativo fondamentalmente ha a che fare con gli aspetti software, il modello tecnologico con quelli hardware. Quando parliamo di modello applicativo, di solito facciamo riferimento a una struttura del software che è organizzata in tre livelli. Questi tre livelli si chiamano, ci sono diverse varianti di questo tipo di architettura, ma nomi comuni sono presentazione, regole o logica dell'applicazione e dati. Quindi è come se software della nostra applicazione fosse fatto da tre moduli diversi che parlano tra di loro. Il modulo più in alto è quello che interagisce direttamente con l'utente tramite interfacce grafiche o web, si chiama presentazione, proprio perché il suo compito è presentare i dati e eventualmente acquisirli. Lo strato intermedio è quello che si chiama delle regole ed è la componente del software che ha il compito di gestire, elaborare
i dati. Infine abbiamo lo strato base, quello dei dati, che ha il compito di immagazzinare i dati. Quindi in generale, se voi avete un'applicazione software, tipo un sistema informativo, potete generalmente identificare questi tre macro blocchi. Poi possono essere al loro interno estremamente complicati, le interazioni molto articolate, ma in generale, sto per capire come funziona un sistema software, questi tre livelli sono quelli che ritrovate comunemente in quasi tutti i sistemi informativi. Se ricordate, le quattro funzionalità fondamentali del sistema informativo sono acquisizione, elaborazione, immagazzinamento e disseminazione dei dati. E qui ce l'abbiamo tutte e quattro, per cui l'immagazzinamento dei dati è compito del livello dati. L'elaborazione è compito del livello delle regole. L'acquisizione e la disseminazione sono compiti della presentazione. Allora, questo tipo di architettura è abbastanza standard, o meno di suddivisione, e praticamente quasi tutti cercano di ricondursi a questo tipo di architettura, perché permette un'ampia flessibilità. Cioè io posso modificare uno di questi tre livelli virtualmente lasciando intatti gli altri. Quindi io posso aggiungere nel mio livello di presentazione, ad esempio, un nuovo canale di comunicazione, ad esempio un'interfaccia per smartphone, modificando la presentazione, ma virtualmente senza toccare il livello delle regole e i dati. Se cambiano le procedure all'interno della mia azienda, o cambia l'aliquota IVA, tanto per fare un esempio proprio banale, io andrò probabilmente a toccare soltanto il livello delle regole. Scriverò 30% invece di 20% e tutti i calcoli verranno fatti con le nuove aliquote, senza richiedere modifica a livello di presentazione e a livello di dati. Stessa cosa si può dire per il livello di dati. Se io ho litigato con il commerciale della Oracle e avevo un database Oracle, posso, senza troppe complicazioni, prendere il mio database Oracle, buttarlo via e prenderne un altro, IBM ad esempio. Questo perché il compito a livello dei dati è tendenzialmente quello di immagazzinare. E posso fare questa modifica senza avere alcuna ripercussione, o comunque ripercussioni minime, sui livelli delle regole e di presentazione. Questa è fondamentalmente una delle principali ragioni per cui questo tipo di architettura è così standard. Quindi i tre compiti sono interagire con l'utente, elaborare i dati e immagazzinare e accedere ai dati e alle informazioni. Se pensiamo a un esempio molto semplice di un bancomat, il livello di presentazione probabilmente dovrà occuparsi di mostrare una schermata che richiede di prelievo
e permettere l'inserimento dei dati, il PIN, mostrare un messaggio, qui viene visualizzata ad esempio la cifra selezionata, chiedere cosa l'utente vuole fare, oppure chiedere altre informazioni al cliente, mostrare informazioni e chiedere informazioni. Il livello delle regole dovrà ad esempio, data una certa richiesta, una certa cifra richiesta per il prelievo, verificare che questa rientri nei limiti prestabiliti. Se prelevo da un bancomat della mia banca posso arrivare fino a 500 euro, se prelevo da un altro bancomat di un'altra banca il limite è 250, ad esempio. Ovviamente questo richiede di accedere alle informazioni del cliente che saranno immagazzinate in qualche database. E il livello dei dati accederà per l'appunto al database. In maniera analoga, ogni operazione che viene fatta attraverso la presentazione richiede un'elaborazione da parte del livello delle regole e una serie di accessi ai dati fatti attraverso il livello di dati. Quindi quando noi andiamo a analizzare le problematiche di un sistema informativo, bene o male dobbiamo pensare che una vaga descrizione di cosa faranno questi tre livelli la dobbiamo dare, altrimenti chi dovrà andare a implementare il sistema non ha idea di cosa fare. Quindi dovremmo immaginare come avviene l'interazione con l'utente nella presentazione, qual è il flusso delle attività e le regole con cui vengono elaborati i dati nel livello delle regole e fondamentalmente dovremo anche andare a capire quali dati il nostro sistema informativo dovrà manipolare. Quindi questa architettura a tre livelli non è soltanto un qualcosa che lasciamo a chi andrà a realizzare il sistema, ma è un qualcosa che dobbiamo avere ben presente perché identifica tre aree di interesse non soltanto per chi realizza il sistema, ma anche per chi fa l'analisi del problema. Vabbè, ovviamente noi siamo abituati a interfacce grafiche o web. Man mano ci abituiamo anche a interfacce fatte in altro modo, magari su smartphone, su tablet. Il livello delle regole, abbiamo detto, che essenzialmente elabora i dati, fa confronti e esegue l'analisi, i linguaggi sono più vari. I database, scusate, la parte di dati normalmente è fondata su un database. Perché il database è lo strumento fondamentale con cui riusciamo a memorizzare in maniera persistente, avendo garanzie di persistenza, dei dati. Voi avete fatto base di dati, vero? No. Sì, no. Qualcuno sì, qualcuno no. Non importa. Non entreremo nel dettaglio, ma l'uso di una base di dati è un dato di fatto. Quindi qualunque sistema informativo ha come fondamenta una base di dati. Ovviamente è molto importante capire quali dati dovrà trattare il nostro sistema informativo. Poi è possibile che tra i dati identificati in fase di analisi del problema e i dati che poi effettivamente verranno registrati nel database ci sia una certa differenza, perché
qualcosa viene aggiunto, qualcosa viene modificato, ma fondamentalmente il punto di partenza è ciò che viene identificato in fase di analisi. Un problema significativo è come selezionare la tecnologia del database, che oltre ad andare a confrontare vari prodotti commerciali, Oracle ad esempio, prodotti open source, MySQL, adesso, vista la tecnologia che abbiamo a disposizione, possiamo anche scegliere altre tecnologie che non siano basate sul database standard, quindi andare a utilizzare servizi di memorizzazione di dati basati su cloud. L'idea è che i dati non li memorizzo in un database che sta su una macchina, su un PC che funziona nella stanza accanto, ma li memorizzo da qualche parte, fondamentalmente li affido a chi gestisce il servizio di storage in formato cloud. Quindi affido i dati a Amazon, Microsoft o qualche altra azienda che gestisce servizi di cloud e loro mi garantiscono che i dati sono memorizzati e mi garantiscono l'accesso. Quindi, mentre fino a poco tempo fa l'opzione cloud era di solito non considerata, attualmente quando devo andare a pensare ai miei dati, questa è un'alternativa che devo prendere in considerazione. L'aspetto tecnologico di hardware, se vogliamo, del nostro sistema deve tenere conto sia dell'architettura di elaborazione, quindi PC, come sono collegati tra di loro, sia in generale di quelle che sono le architetture di rete. Quindi se io parlo di sistema di elaborazione devo andare a scegliere quali computer utilizzerò e come andrò a ripartire i miei componenti software su di essi. L'architettura a tre livelli che abbiamo visto prima talvolta viene fatta corrispondere a un'architettura a tre livelli anche a livello di hardware. Quindi esiste un PC su cui gira la parte di presentazione, un server su cui gira la parte di regole e un altro server su cui gira la parte di dati. Ma questo è soltanto il più semplice delle corrispondenze. Molto spesso la corrispondenza tra tre livelli software e livelli hardware non è così immediata. E per quanto riguarda i sistemi di elaborazione, io posso scegliere diverse architetture, l'architettura mainframe che avevano dei terminali semplici, ma questo è il passato. Attualmente l'architettura che viene utilizzata è un'architettura di tipo client-server. Poco architetture peer-to-peer. Quindi l'idea è quella di avere un client-server, quindi avere un qualcuno che richiede un servizio, qualcun altro che lo svolge e restituisce i risultati. E questo può essere fatto su più livelli.
nelle architetture client-server ho la necessità normalmente di separare almeno due componenti, il client e il server, ovviamente, e io posso andare a ripartire i miei livelli applicativi, quindi presentation, rule e data, in vari modi. Qui ne ho elencati sei, ma ci sono anche una serie di soluzioni intermedie, quindi in realtà è un continuo. Vediamo brevemente quali sono le diverse alternative. La prima soluzione, presentazione distribuita, prevede di avere su un computer un pezzo della presentazione, del livello di presentazione, cioè quello che si occupa di mostrare i dati, e un altro pezzo della presentazione su un altro computer. Quindi immaginate qui in alto il client e qui sotto il server, se vogliamo pensare a due computer. Il client è il vostro PC, ad esempio, il server è la macchina su cui funziona il sistema informativo. La presentazione distribuita è un modo di suddividere l'architettura software molto diffusa. Se pensate a tutte le applicazioni web, tendenzialmente ricadono in una struttura di questo tipo. La parte di presentazione che sta sul lato cliente è fondamentalmente il browser, che visualizza delle pagine in formato HTML. La parte di presentazione che sta sul lato server, invece, è il server web che queste pagine fornisce. Ovviamente il contenuto di queste pagine non è determinato dal server web, ma è determinato da un componente che contiene la logica applicativa o il livello delle regole. E questo componente dovrà accedere a dei dati che sono gestiti dal componente di dati. Esiste un'altra possibilità che si chiama remote presentation, in cui tutto il componente di presentazione sta sul client, sul nostro PC. Mentre invece i due componenti di logica applicativa, delle regole e di dati stanno sul server. Questo è il caso di molti applicativi, ad esempio molti applicativi per smartphone hanno una struttura di questo tipo, per cui c'è il programma, l'applicazione che risiede sullo smartphone, che gestisce tutta la presentazione e riceve i dati da visualizzare direttamente, tramite una connessione di rete, dal server in cui funziona il componente dell'applicazione, delle regole che utilizza anche i dati. Noi possiamo man mano decidere di spostare parti delle regole sul client, tutte le regole sul client, come in questo caso, e lasciare sul server soltanto i dati.
Possiamo addirittura pensare di suddividere la parte di dati in due componenti, una che sta sul client e l'altra, diciamo, il database vero e proprio, che sta su un server. Ovviamente queste diverse strategie hanno vantaggi e svantaggi. Il vantaggio fondamentale di una struttura chiamata thin client, cioè client sottile, che è questa. Questo è il thin client perfetto, quindi sul client c'è il meno possibile, un browser e basta. Nel caso più complesso e comune è un browser web, volendo potrebbe essere anche un browser addirittura più semplificato. Non so quanti di voi abbiano mai utilizzato delle applicazioni UAP sul cellulare. Nessuno? Allora, tanto tempo fa, quando praticamente Nokia dominava il mercato dei telefoni, e i telefoni erano non erano in grado di far funzionare un browser web, c'era comunque la necessità di poter svolgere alcune operazioni, magari semplici, sul cellulare. Ovviamente lo schermo era piccolo, era possibile visualizzare poco, comunque alcune attività era possibile comunque fare. Per cui era stato sviluppato un linguaggio, un protocollo analogo all'HTML, ma molto, 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 molto più semplificato. Si chiamava WML, Wireless Modeling Language, Markup Language, scusate. E WAP, WAP era il protocollo Wireless Access Protocol che serviva per accedere a queste informazioni. E quindi eravate in grado di navigare, non ovviamente su pagine HTML, ma su pagine WML, anche da cellulari che avevano uno schermo grande come un dito. Quindi in quel caso in cui un browser web standard non poteva funzionare per limiti proprio di capacità di elaborazione del cellulare, era stato comunque pensato una versione ridotta in grado di realizzare questa architettura a presentazione distribuita. Qual è il vantaggio di questo tipo di architettura? Che qualunque modifica io debba fare all'applicazione, intervengo sul server e automaticamente i client risultano aggiornati. E se dovete accedere a una pagina web, la pagina web viene scaricata dal server, quindi è sufficiente che io modifichi quella pagina sul server e automaticamente, senza fare nulla, tutti i client trovano l'applicazione aggiornata. Man mano che sposto più attività sul client, queste operazioni di aggiornamento risultano più complicate. Perché? Perché finché ho tutta la presentazione, la parte di presentation, se devo fare modifiche interne, quindi le regole, eccetera, posso agire sul server, ma nel momento in cui io devo cambiare, so, il modo in cui viene visualizzato qualcosa, devo accedere direttamente al client. Vuol dire che noi sul nostro PC dobbiamo aggiornare la nuova versione. Altrimenti non abbiamo accesso
alle ultime funzionalità del sistema informativo. Questa della modifica non è un caso che avviene una tantum. Vi do un numero giusto per farvi capire quanto questo è importante. 80. 80% è la proporzione di spesa in un progetto software che va a finire in manutenzione. Quindi il grosso della spesa, quando voi realizzate un sistema informativo, non va nello sviluppare la prima versione, va nel manutenere il sistema informativo, correggerlo e aggiornarlo. Quindi avere un'architettura che consenta un aggiornamento facile è un grosso vantaggio. Quali sono gli svantaggi di un'architettura hacking client di questo tipo? E ovviamente ogni minima operazione che dobbiamo fare sul nostro PC o sul nostro smartphone richiede di comunicare con i livelli che stanno sotto, cioè di accedere tramite rete al lato, al componente delle regole e dei dati. Più sposto elementi verso il lato client, più è probabile che un'operazione che io devo eseguire la possa fare esclusivamente utilizzando i componenti che stanno sul client. E quindi limitando la comunicazione. Quello che è lento non è l'elaborazione sul lato client. La lentezza di un'applicazione distribuita è dovuta alla comunicazione in rete. Quindi l'accesso e la comunicazione con una macchina remota è quello che riduce la velocità. Quindi se io posso spostare parti di elaborazione sul lato client, velocizzo, ma riduco la flessibilità nel modificare il mio sistema informativo. E quindi si tratta di trovare il giusto bilanciamento tra flessibilità e prestazioni dell'applicazione. In realtà ci sono tutta un'altra serie di considerazioni che però vi risparmio. Questi sono i due principali aspetti da considerare quando devo andare a selezionare una architettura di questo tipo. In effetti, quando io devo andare a selezionare la tecnologia per implementare un sistema informativo, oltre ai requisiti puramente funzionali, cioè che cosa deve fare il mio sistema informativo, sono importanti anche altri requisiti che sono in parte determinati, o in buona parte determinati, dall'architettura che scelgo. Il tempo di risposta è uno di quelli che abbiamo menzionato. Se io sono in tempi limitati, non mi accorgo che la mia applicazione in realtà è in parte remota. Se i tempi sono lunghi, inizio a notare un ritardo. Oltre un certo limite, l'applicazione diventa inutilizzabile. È un'esperienza che sicuramente avete fatto tutti utilizzando il web. In alcuni casi quello che faccio è immediato, in altri casi richiede un po' di ritardo, ma è accettabile. Oltre un certo ritardo l'applicazione diventa un qualcosa che oggettivamente
non è utilizzabile. Un altro aspetto importante è quella che si chiama la scalabilità. Se ricordate l'esempio con cui abbiamo iniziato la lezione di oggi, l'ordine, allora se io chiedo a uno studente del primo anno di scrivermi un programma di gestione degli ordini, terzo anno via, magari è in grado di farlo. Il problema è scrivere un sistema di gestione degli ordini che sia in grado di gestire migliaia di ordini contemporaneamente. Quindi il mio sistema deve essere in grado di scalare a quantità di dati crescenti. La scalabilità, sì, tanto per richiamare alcuni concetti di base di dati, è uno dei motivi per cui quando io devo memorizzare i dati utilizzo un database e non uso un semplice file, come probabilmente avete imparato tutti a utilizzare nei corsi di base di informatica, quindi leggere e scrivere un file. Perché i file tendenzialmente, da un punto di vista di scalabilità, hanno prestazioni pessime, mentre invece un database è in grado di fornire dati a moltissimi utenti contemporaneamente. Poi ci sono tutta un'altra serie di aspetti di qualità, ad esempio availability, cioè la percentuale di tempo in cui un sistema è funzionante. Qui normalmente si esprime la availability in termini di percentuali, quindi dico che la availability di un sistema informativo è il 99%, vuol dire che il 99% del tempo il mio sistema funziona. Occhio che un sistema informativo funziona tutto l'anno, 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. Quindi, se pensiamo a un anno, dire il 99% vuol dire che noi accettiamo che il nostro sistema informativo su un anno sia completamente inutilizzabile per 3 giorni e mezzo. Okay? Potrebbe non essere accettabile. Quindi la cifra magica di 99% che sulla carta sembra elevata, in realtà per un sistema informativo probabilmente non è sufficiente, per cui normalmente si parla di 99,95, okay? Che sono alcune ore sull'arco di un anno. Vi racconto tanto sulle reti di calcolatori. Normalmente devo decidere che tipi di reti utilizzare. Se voglio utilizzare reti con estensione locale, geografica, se le mie reti sono all'interno della mia azienda, devono uscire sul suolo pubblico, quindi ho tutta una serie di problemi di regolamentazione. In generale, quando io devo andare a selezionare aspetti tecnologici, sia software che hardware, quindi abbiamo tutta una serie di parametri che dobbiamo prendere in considerazione. Ovviamente i costi sono i primi della lista, ma abbiamo anche aspetti di
prestazioni. La misura più semplice di prestazioni è il tempo di risposta. Ma anche di scalabilità, eccetera. Quindi, nel valutare l'aspetto tecnologico di un sistema informativo, io devo tenere in considerazione molti aspetti, spesso contrastanti. Per cui, se voglio aumentare le prestazioni, di solito aumento anche i costi, che invece vorrei ridurre. La scalabilità, di nuovo, se aumento la scalabilità è possibile che le prestazioni diminuiscano e i costi aumentino. Quindi si tratta di trovare il giusto bilanciamento. È anche importante, quando si considerano gli aspetti tecnologici, prestare attenzione all'evoluzione tecnologica. Quindi se io devo realizzare un sistema informativo oggi, non andrò sicuramente a utilizzare un mainframe. Perché è una tecnologia decisamente obsoleta. Se devo scegliere il tipo di presentazione e i canali multimediali che io voglio utilizzare, probabilmente andrò a pensare a interfacce web, magari che possono essere utilizzate su dispositivi mobili, cosa che non avrei fatto 15 anni fa. Quindi è importante tenere presente la tecnologia e l'evoluzione possibile in modo da fare delle scelte oculate da questo punto di vista. Un altro aspetto interessante e da tenere in considerazione sono le prospettive di crescita di un'azienda. È successo che una piccola compagnia aerea americana avesse deciso di, che aveva iniziato con voli molto semplici tra Miami e New York, avesse deciso di risparmiare molto sugli aspetti di sistemi informativi, riducendo i costi molto, avendo una soluzione adatta a gestire pochi equipaggi e pochi voli, e una soluzione di questo tipo gli aveva permesso decisamente di avere costi molto bassi e quindi risultare competitiva. Risultato: grosso successo, aumento enorme di voli. Peccato che a un certo punto, qualche inverno fa, c'è stata una forte perturbazione sulla parte nord della costa atlantica intorno a New York, quindi tutti i voli sono stati bloccati. Purtroppo il supporto logistico di questa compagnia era pensato per un caso molto semplice, non teneva conto degli imprevisti, e quindi il risultato è che la compagnia si è ritrovata senza equipaggi, con aerei bloccati in mezzo alla pista e congelati sia gli aerei che gli occupanti quasi, il tutto per il semplice errore di non aver dimensionato opportunamente i sistemi informativi. Quindi non c'erano sistemi logistici che tenevano conto di molti equipaggi, non c'era un meccanismo nei sistemi informativi per contattare gli equipaggi in movimento, quindi gli equipaggi non avevano modo di avvisare che erano bloccati per strada e non potevano arrivare in aeroporto, tranne telefonare al call center, che ovviamente non è pensato per gestire le telefonate degli equipaggi. Quindi scegliere un sistema informativo vuole anche dire pensare a quali saranno le prospettive di crescita dell'azienda, in modo da evitare di ritrovarsi in casi di questo tipo, ma anche evitare il caso opposto, cioè sviluppare sistemi
attivi enormi per un'azienda che avrà comunque dimensioni molto limitate. Esistono varie architetture aziendali per i sistemi informativi, qui ce ne sono alcuni link che potete seguire per curiosità e che possono essere utilizzati come riferimento, infatti sono utilizzati come riferimento per progettare, soprattutto la parte tecnologica, dei sistemi informativi. Con questo abbiamo chiuso la nostra panoramica sul modello informatico. I prossimi argomenti saranno il modello funzionale e quello organizzativo, quindi altri due aspetti di questo puzzle che ci permette di definire che cosa è un sistema informativo. Questi saranno gli argomenti che affronteremo lunedì. Buon fine settimana.